Salve a tutti, quest'oggi vi propongo la video recensione di Star Scales, un'applicazione estremamente utile per chi suona la chitarra, in quanto raggruppa tutte le possibili scale presenti sulla chitarra. Abbiamo diversi tab in basso, possiamo vedere Favorites, dunque le nostre scale preferite che abbiamo impostato precedentemente. Poi abbiamo le scale vere e proprie, abbiamo un elenco di tutte quelle disponibili. Practice, possiamo dunque avviare una sezione di allenamento scegliendo dunque una scala in particolare ed esercitandoci su essa. Abbiamo poi settings, quindi le impostazioni, dove possiamo scegliere per esempio visionare i nomi delle scale, i singoli tasti e le note. Possiamo decidere che mano andrà a premere i tasti della chitarra, in questo caso ho selezionato mano sinistra, in quanto per i destri che suonano la mano sinistra è quella che va a comporre gli effettivi accordi, il numero di corde disponibili, infatti esiste da 6 corde e da 7 corde, l'impostazione della cordatura, che può essere standard oppure un downtune, il tempo ed altre impostazioni similari. Andando su Practice e premendo il tasto più, vedremo che è possibile scegliere un particolare pattern di scala e andare dunque a selezionare Play. Oppure Stop per farla finire. E come potete sentire, l'applicazione andrà a suonare le effettive note che compongono questa scala in particolare, mostrandovi, illuminando di volta in volta, la singola nota da premere. In questo caso sono presenti dei numeri sopra i pallini che indicano il dito con cui dovrete andare a premere la corda e il rispettivo tasto. Premendo invece qui in basso Note Names è possibile visionare i nomi delle note invece che il numero del dito con cui andare a premere. Adesso facciamo cancel e andiamo a visionare tutte le scale disponibili. Partiamo da una di base, per esempio la pentatonica maggiore di Do, e in questo caso è possibile vedere tutte le varie, i vari pattern, quindi le varie sequenze disponibili per quel tipo di scala, in questo caso la pentatonica maggiore di Do, ed è possibile sempre premendo il tasto play ascoltare l'effettiva esecuzione della scala, in maniera da esercitarsi anche con l'orecchio, cosa molto importante per chi suona la chitarra. Premendo il tasto in alto a destra, che indica una stellina, andremo a selezionare la scala in questione come preferita, quindi la potremo visionare in questo tab dei Favorites. Come potete vedere, l'applicazione è estremamente completa, presenta mi pare tutte le scale possibili da eseguire con una chitarra, ovviamente sia elettrica che acustica che classica, e la sua completezza si può vedere anche appunto nelle informazioni disponibili per ogni scala e nell'effettiva semplicità di utilizzo dell'applicazione stessa, che ci permette veramente di avere sempre a portata di mano tutte le scale e per un chitarrista questa cosa è veramente utile. Bene, per oggi è tutto, l'applicazione si chiama Star Scales, scritto Scales, ecco per chi non lo sapesse, è disponibile ovviamente su App Store, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale di App Video Review, di seguirci su Twitter, su Facebook e di visionare il nostro sito www.appvideoreview.net. Vi ringrazio ancora, alla prossima.